sento di richiedere, sapendo che lo state già facendo, così come lo hanno fatto alcune attività commerciali di Cervinara, che hanno, come dire, collaborato chiudendo le loro attività proprio per evitare ulteriori occasioni di contagio. La situazione è, ripeto, delicata, ma siamo veramente fiduciosi che possiamo venirne fuori quanto prima, sapendo però, e lo dico a tutti, senza infingimenti, noi stiamo affrontando una pandemia, non siamo, ahimè, un territorio da solo ad essere stato colpito dal virus, stiamo affrontando una condizione di emergenza sanitaria che permane, che è stata, come dire, che è sotto gli occhi di tutti e rispetto alla quale Cervinara sta facendo la propria parte attraverso tutte le misure che stiamo adottando. In questo siamo fiduciosi anche che la campagna vaccinale che sta continuando in questi giorni possa preservarci dagli effetti più devastanti del virus. Perché un ulteriore elemento su cui vorrei richiamare la vostra attenzione e sul quale ho invitato anche le autorità sanitarie a porre rimedio, l'ho fatto in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che abbiamo fatto venerdì su convocazione del prefetto. La stragrande maggioranza di queste persone, delle 100 positivi, ha completato la seconda dose di vaccino. Ci sono tuttavia quasi 20 tra bambini e ragazzi che non sono in età vaccinabile, quindi non sono vaccinati, oltre a una decina di adulti che hanno scelto di non vaccinarsi. A queste persone e soprattutto a chi ancora non lo avesse fatto, mi sento veramente di rivolgere l'accorato invito a farlo quanto prima. La vaccinazione è l'unico scudo che abbiamo e questo lo dimostra il fatto che anche se ci sono molte persone vaccinate, che hanno contratto il virus, rimane una condizione, la loro, ancora di assoluta tranquillità. Tranne due persone ospedalizzate, una donna di 96 anni e una persona di 78 che comunque sono in buone condizioni, tutto il resto ci raccontano di un decorso del contagio senza particolari difficoltà. E allora è con questi sentimenti e soprattutto con la nostra vicinanza alle famiglie colpite dal virus, a tutti coloro che sono in isolamento, con i quali ho modo di sentirmi pressoché giornalmente, possiamo affrontare questa settimana di ulteriori sacrifici. Noi stiamo facendo, il Comune sta facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, nelle nostre competenze. Abbiamo il COC, vi ricordo che è istituito e convocato in maniera permanente ormai per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. Potrete tranquillamente contattare il Comune ai numeri telefonici che abbiamo fornito nei giorni scorsi, alla stessa Protezione Civile, per chi avesse bisogno di consegna a domicilio della spesa e dei medicinali. Sappiate che siamo qui, siete il nostro pensiero costante, soprattutto le famiglie che sono rimaste colpite dal contagio. E abbiate la fiducia e la speranza che presto verremo fuori da questa condizione di difficoltà. Dico sempre che non siamo soli, non siete soli, c'è grande attenzione su questo nostro territorio, un'attenzione che state vedendo anche dal punto di vista mediatico. Cervinara è stata visitata oggi da diverse televisioni, anche nazionali, ma lo fanno soprattutto perché, come dire, siamo il primo comune che, pur avendo un alto tasso di vaccinati, sta ancora riscontrando un elevato numero di persone contagiate. Questa è anche occasione, diciamo, di valutazioni dal punto di vista sanitario. E quindi da questo punto di vista siamo attenzionati anche e soprattutto dalle autorità sanitarie. Quindi volevo solo da questo punto di vista aggiornarvi sulle ulteriori misure che abbiamo adottato. Soprattutto spero in questo di esserci riuscita,
di tranquillizzare voi tutti, vi chiedo un ulteriore sacrificio e sono certa che al termine di questa settimana, almeno dalle indagini epidemiologiche, soprattutto dalla relazione che l'ASL ha adottato, potremo cominciare a vedere una contrazione della curva dei contagi. Rimane il dato confortante che tutti i nostri concittadini versano in buone condizioni di salute. Sono tutti quasi tutti asintomatici o comunque con sintomi assolutamente lievi. Questo ci conforta, non ci sono gravi e la cosa che più conta in questo momento è che i nostri concittadini positivi stanno tutti in buone condizioni. Questo deve essere l'elemento per tutti quanti noi, l'elemento significativo che ci deve spronare a stare tutti insieme, dobbiamo tutti remare nella stessa direzione, dobbiamo tutti difendere la nostra comunità, rimanere uniti, perché il nemico, l'unico nemico da combattere è questo virus così insidioso. Grazie a tutti e un abbraccio affettuoso a tutti quanti voi.